Gianni Colascione, 25 gennaio 2014, siamo all'Hotel Boscolo qui a Roma in compagnia di Roberto Giachetti. C'è un convegno sulla legge elettorale, Roberto l'abbiamo già intervistato, molto attivo su questo, anche con delle azioni di Sedia Gra o un digiuno. Roberto, di cosa si parlerà a questo convegno? Beh, presumo di legge elettorale per l'appunto, poi immagino anche alla luce delle recenti evoluzioni che riguardano la presentazione di una proposta in commissione e il dibattito politico che ruota attorno. Senti, c'è stato appunto questo progetto che è stato in qualche modo preparato da Renzi dopo appunto un accordo anche con Berlusconi che ha creato molta polemica. Ecco, tu pensi che sia in qualche modo giustificabile politicamente o puramente pretestuosa questa cosa di contestano di aver fatto questo? Poi c'è stata tutta quanta la questione che Berlusconi è andato nella sede, eccetera. No, ma abbiamo detto sempre che una legge elettorale va fatta non con una maggioranza risicata, ma con una maggioranza ampia. E Renzi ha messo in campo tre proposte. Una era il ritorno al Mattarellum, che era ovviamente rivolta al mondo grillino, che è la seconda opposizione, anzi la prima opposizione più forte in Parlamento. La seconda era l'impianto spagnolo rivolto a Berlusconi. E poi c'era una valvola di salvaguardia, che era la terza, che era cosiddetto elezione come i sindaci del doppio turno di coalizione, che era messa in campo qualora tutte le opposizioni si fossero chiamate fuori per fare una legge comunque. Se siamo finiti con Berlusconi è perché Grillo immediatamente, non appena noi abbiamo presentato questa proposta, da che aveva sempre detto il ritorno al Mattarellum e poi il voto, ha immediatamente virato e ha detto no, andiamo a votare con la legge della Corte Costituzionale. A quel punto, se vuoi fare una legge elettorale condivisa con qualcuno che vada oltre il pieno della maggioranza, rimane in campo solo Berlusconi. Berlusconi preferisce l'impianto spagnolo, ovviamente questa è una legge di mediazione, poi vedremo anche come finisce perché siamo solo all'inizio, è una proposta di mediazione fatta con chi si è reso disponibile a fare una legge elettorale. Segnalo che l'alternativa a questo è il ritorno con la legge che ha definito la Corte Costituzionale, cioè un proporzionale puro, larga intesa per i prossimi 20 anni. Roberto, tu accennavi a un dibattito parlamentare ovviamente che comincerà, e quindi ovviamente un dibattito parlamentare che prevede una soglia di trattativa. Ecco, qual è la soglia di sotto la quale non si scende? Per esempio le preferenze o i limiti per il premio di maggioranza? No, beh, innanzitutto i limiti sono quelli metodologici, cioè che per fare delle modifiche bisogna che tutti coloro che hanno fatto questo accordo, nella fattispecie sono Partito Democratico, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, siano d'accordo sulle modifiche. Se c'è questo metodo rispettato va bene qualunque modifica. Cioè non c'è una chiusura preventiva, però bisogna essere tutti d'accordo su questo. Per quanto riguarda le preferenze, lasciami dire che si è anche un po' confuso in rete che io abbia fatto uno sciopero della fame per il ritorno alle preferenze, Dio me ne scampi e liberi. Io ho sempre detto che era necessario che l'elettore potesse, quando va nella cabina elettorale, avere la possibilità di scegliere. Certamente per me l'ideale, l'ho sempre detto, era il ritorno al Mattarellum e collegi uninominali. Ma non penso che la preferenza sia l'unico modo, anzi non è detto neanche che sia il modo migliore. Questa scelta, che è una scelta di mediazione, però prevede che nella scheda sul simbolo ci sia il simbolo del partito e 4 righe dove ci sono 4 nomi stampati. Se un elettore non gradisce uno di quei 4 nomi, ha la libertà di poter non votare o votare un altro partito. Col Porcellum questo non era possibile perché sulla scheda avevi soltanto il simbolo, quindi tu votando il simbolo al buio ti portavi a casa 20-25 persone. Non è una differenza di poco conto. Grazie Roberto Giachetti, buon convegno. Grazie a voi.